Dopo il suo annuncio della candidatura a sindaco a San Luca, Klaus Davi arriva nella cittadina della Locride. Il mass mediologo in forza anno nell'arena di Massimo Giletti sulla 7 si presenta accompagnato da Pino Masciari. Provocatoriamente, ma neanche tanto, mi sono candidato come sindaco di questa città e come primo atto ho voluto venire qua facendo un omaggio ai ragazzi di San Luca, che è una squadra molto strutturata, molto competitiva, e abbiamo chiesto a un grande campione che si chiama Gigi Buffon se poteva dare un regalo a questi ragazzi, e ce l'ha dato e lo portiamo qua. Poi piantiamo un nuovo simbolo di San Luca, perché il vecchio simbolo che va in tutte le televisioni del mondo, che non c'è più, che è stato tolto dal commissario, era l'insegna con le pallottole, no? E noi questa cosa è da un bel po' che non c'è più, e adesso noi mettiamo un cartello simbolico di San Luca, della nuova San Luca, e poi andiamo su alla, chiamiamola, al santuario della Madonna della Montagna, che era nella tradizione vissuto come il santuario delle ritualità dell'Andrangheta, e che in realtà adesso ha subito una profonda trasformazione e deve diventare una meta del turismo religioso normalissimo, e portiamo lì una corona per le vittime dell'Andrangheta, perché è vero che noi dobbiamo dare una nuova immagine, ma non possiamo dimenticare dove siamo, quindi rispetto per le vittime. Lo Stato italiano ha abbandonato questa terra, non solo la San Luca, tutta la Calabria, abbandonata. Noi abbiamo avuto anni e anni in cui tutti i problemi di questa terra sono stati rimossi dall'agenda politica, cioè non se ne parlava. Quindi noi come recuperiamo? Con loro. Tra l'altro questa è una terra piena di giovani, perché per fortuna il Sud fa ancora figli. Non per tanto, perché anche qui c'è un calo demografico molto forte, come lui ben sa. E quindi noi, anche da noi diciamo San Luca, ma intendiamo Calabria e Sud. Quindi diciamo San Luca, ma parliamo di tutto il Sud Italia, che è veramente in una situazione di economica difficile, nonostante che potrebbe avere le potenzialità che ha la Spagna, per esempio, l'Africa. I cinesi stanno infrastrutturando l'Africa, ragazzi, cioè noi infrastrutturiamo l'Africa e non infrastrutturiamo la Calabria, cioè è una follia. Noi siamo qui, io sono vicino a Klaus perché per far capire a questi di San Luca che non sono soli. Per cambiare l'Italia c'è bisogno di tutti. Nessuno è indispensabile, ma tutti siamo necessari. Ecco, per cambiare, l'Italia può cambiare se cambia il Sud, se il Sud diventa Italia. Noi tutti insieme ce la possiamo fare, dobbiamo farcela, altrimenti è la fine. Noi vediamo un'Italia che si è impoverita sempre di più, povera, ma povera anche di sentimenti ormai. Noi vediamo i nostri giovani che, ecco, scappano via, non devono scappare, perché se loro vanno via significa che noi abbiamo perso tutti. Bisogna fare delle cose semplicissime, ci vuole più lavoro, quindi nuove fonti di lavoro, significa nuovi lavori, perché sono cambiati i mestieri. Poi ci vuole, se c'è più lavoro ci sarà più legalità. Lavoro, legalità significa essere liberi, altrimenti saremo sempre sudditi e schiavi di chi? Di chi ti dà la possibilità di arrivare a fine mese, di chi ti dà la possibilità di mangiare. Allora siamo ricattati, è un popolo ricattato il Sud. Per Klaus Davi un lungo cammino per riportare la democrazia a San Luca. Cammino però tortuoso, vista l'accoglienza dei sanluchesi. Non è un cosa? Abbiamo animali saprofagi che approfittano della situazione. Fai fare il sito per il tuo paese. Vergogna. La usi come passerelle. No, perché dite che si venite? Antonio, si chiama Antonio. Antonio. Tu li usi come passerelle. Antonio. Perché fai il pappagallo lì alla rete. Venite, vai. Sì, però tutta questa situazione qua non è che fa piacere. Non fa piacere ai sanluchesi questa situazione. Ha detto che venire senza scorta, quindi qui sembra che. Chi lo conosce? Ma chi ti aggredisce? Ma chi ti incacca? Anzi, faremo altri sindaci a San Luca, no? Non sarai tu il sindaco a San Luca. La democrazia. Vai al tuo paese. La democrazia bisogna usarla paritariamente con tutti, no? Non bisogna fare.
Cioè, tutto va bene così, non c'è niente. Hai visto? Ti ho detto che c'è un manifesto qui fuori. Che dice, ma chi l'ha messo quel nome? Il comune, il sindaco. Ma che c'entro io? Ti sto dicendo, è una cosa giusta questa qua. Che, ma che dici, è una cosa giusta. No, ma parla, dice una cosa giusta. Non è anticostituzionale, mentre la... dice, se voglio venire in comune, di San Luca. Sono di San Luca, devo dare un documento. Benvenuto. Sai qual è il tuo obiettivo? Se facciamo due liste, una di San Luca e la tua, se vince quella di San Luca, dicono che l'ha votato l'Ndrangheta, e tu ancora speculi. Se vinci tu, sai che succede? Che dopo tre mesi tu te ne vai, perché io ho ricevuto minacce, perché a te ti piacciono le comparsate televisive, le passerelle, questo qui. Tu e il tuo mondo, questo qui. Sai, San Luca, questo qua. A San Luca c'è per signori, sì, fanno il loro lavoro. Sì, fanno il loro rispetto. Lavoro e li rispetto, sì, li rispetto, io lo rispetto. Fanno il loro sì, lavoro. Sì, io li rispetto. Io rispetto te perché tu non rispetti i sanluchesi. Siamo noi che dobbiamo dire se dobbiamo fare la lista o meno, non tu. Però lui gli difesi San Luca. Ora, se tu vinci dopo tre mesi, te ne vai, che te ne frega di San Luca. A te ti serve come passare. Perché non l'avete fatto? Perché non abbiamo voluto fare, abbiamo deciso così. Perché non l'avete voluto fare? E perché non l'abbiamo voluto fare? Non c'erano le condizioni per farlo. E quali condizioni ci vogliono? Per prima farlo? Cambiare la legge sullo scioglimento facile dei comuni. Secondo modificare la legge Bassanini, perché hanno detalizzato il ruolo dei segretari comunali. Bassanini è stata terrificante, su questo ci ha ragione. Hanno detalizzato il ruolo dei segretari comunali, hanno dato molto potere ai dirigenti. E la storia non conta niente, quindi è inutile. Posso, al limite, se posso andare a fin di bene verso di lui, è che ha attirato su San Luca una certa i riflettori.